Bella Marco, qua in Exo, ci siamo tornati su Clash Royale, ragazzi, dove oggi, come vedete, sono tornato in Arena 4, perché il deck che ho utilizzato è stato affetto dal virus delle cagne che ansimano, quelle che praticamente fanno... Oh, sono ancora? Come burro per... Non capisco perché dopo aver raggiunto tipo roba come 8, 9, 10 di fila, ero sceso roba come fino a 1100... Puttanate a parte, ragazzi, oggi voglio mostrarvi un deck che è un qualcosa di fenomenale. Madonna, in questo momento mi sento come tipo Mastroda quando vende le pentole. Se lo scorso deck, ragazzi, era un deck prettamente difensivo, puntava appunto sulla distruzione di una singola torre per poi chiudersi in difesa ed evitare di essere bombardati e attaccati da appunto avversari col ciclo mestruale, con il principe, con lo grider, con le capanne di Namechan. Arriva che mancano gli ultimi 30 secondi, ritrovi ad averne contro un'orda tipo di 60-70. Non so se sarà capitato anche a voi. Mi chiamo Pino, l'organo genitale maschile. Eccoci, ragazzi, sul deck che utilizzeremo oggi. Come dicevo prima, questo deck, a differenza dello scorso, è un deck brutale di attacco totale. Vi posso assicurare che fa dei danni della madonna. Se con quell'altro punto ci limitavamo ad attaccare una torre per poi rimanere chiusi in difesa, questa volta mandiamo giù la carogna e zio secco va tutto loro, che sarebbero Log Rider e quella specie di scheletro col procione morto in testa. E lo credo. Come vedete, in questo deck ho implementato, ho aggiunto appunto la torre inferno, che praticamente è utilissima. A parte che distrae truppe come Zio Fester, come può essere il Golem, specialmente Log Rider, con un livello prettamente da macellaio. Arriva lì, mena la torre manco avesse sotto mia madre. Comunque, ragazzi, lo stile di questo deck sarà molto simile allo scorso, per appunto l'utilizzo dei Namechani e dei mini secchi, cioè gli scheletri e i Goblin. Ma questa volta appunto non useremo i nostri Namechani lancieri, ma gli sgherri, perché l'unico punto debole di questo deck sono appunto le mongolfiere. Ho provato anche con i Namechani lancieri, ma sinceramente sembra non buona. E con gli sgherri appunto ho trovato la migliore intesa. Sì che non è buona. Ragazzi, inutile dire che Valchiria e Spiedini sono come appunto la lampada che mi sflasha di continuo. Pezzo di merda, immagini un momento. Pezzo di merda, di un vecchio per caso. Ma perché, ragazzi, io non sono qui appunto a vendervi pentole come Mastrota, oppure basta, batti in casa, come appunto il baffo. Io, ragazzi, l'ho chiamata Torre Inferno, ma voi sapete benissimo che non è altro che una volgarissima racchetta elettrica della Sandokan, quella per prendere le mosche zanzare, insomma, quella che nello scorso video vi ho postato con il Rinse out, drop that low. Partiamo con l'attacco. Ok, ragazzi, speriamo solamente di non incontrare un avversario con mongolfiere, perché appunto è l'unica spina nel fianco di questo deck. Cioè, non riusciamo ad abbatterla, però son cazzi. Diversamente, ariamo come contadini arano il campo mentre bevono sangue spino. Ah, ma è ronco. Ok, ragazzi, guardiamo cosa... No, è una guffata. Vogliamo buttare giù gli sgherri così in modo da fermare quell'accidentaccio. Bye bye baby. Riamma, quanto può avere la madre stronza uno così? Dile di mandare giù la nostra carogna. Vai, macellagli la torre. Ok, buttiamo giù la torre inferno. Fai fuori quell'accidentaccio. Brava, perfetto. Cosa chiederesti al tuo supermercato? Come vedete è un materiale fantastico, nero, è profumo molto buono, di letame maturo, del quale siamo davvero, davvero orgogliosi. Ma intanto che diciamo puttanate appunto la nostra Befana, la nostra Valchiria, ragazzi, gira come le palle del contadino quando il bovino si rifiuta ad avere con lui un rapporto. È fantastico. Fermiamo appunto il ragazzo zampone con i nostri mini secchi. Avanti, uomini pelati, fatevi vedere insomma il vostro credo, il vostro sempre utili come banane al posto della carta igienica. Ah, comunque, ragazzi, ve l'ho detto che zio secco ha imparato una nuova abilità, si chiama Allahu Akbar. Lei, vattene moco, player con la congiuntivite. Ragazzi, aspettiamo che si butti giù la mongolfiera. Teniamo la torre inferno. Guarda il pastafariano. Giù con la torre inferno. Dai, brucia quel cazzo di secco idiota con l'elio in testa. E avanti con gli sgherri, guardateli. Bravi, ragazzi. Perfetto, ragazzi. Questa è l'unica maniera per fermare Pino, l'organo genitale maschile. Di bye bye alla torre, amico. Log Rider ha fatto squadra da Chef Tony, non ce n'è per nessuno. E lo credo a regole. E poi adesso, ragazzo zampone, ce lo può tranquillamente terminare. Tanto il nostro obiettivo è completato. Giù con la racchetta per le mosche. Avanti con gli sgherri. Fermate, perfetto, ragazzi. Stessa manovra di prima. Buttiamo giù la nostra Valchiria, appunto, la nostra Befana che ci fa da tappo per le truppe diarrea di questo. E mandiamo giù il nostro macellaio carogna, il nostro Rider, che gli andrà a terminare la torre. Amico, secondo me stavolta te lo prendi tutto quanto dentro al filo di prosciutto. Dov'è finito Chef Tony? Ragazzi, guardate cosa faccio adesso. Questo qua per far fortuna deve andare a vendere il culo. Che dire, ragazzi, questo deck parla da solo. È qualcosa di fenomenale, qualcosa di atomico. Adesso vedrò appunto di ritornare in Arena 5 il minor tempo possibile. A parte che appunto più 29 sarò tipo a 1390. Ragazzi, a tornare a 1400 ci mettiamo un mese
A few moments later. Raga, dubbi? Mi chiamo Pino. E poi ragazzi, dipende appunto dal vostro stile di combattimento, se siete più difensivi o offensivi. Nel caso in cui siete difensivi, vi consiglio vivamente lo scorso deck. Nel caso in cui abbiate la rabbia, appunto, abbiate almeno ventina di tipi di mango. Anche se non li avete, fa lo stesso. Arrivati in arena 5, vi piazzate con questo deck, ragazzi, voi non vi schiodate più. Pino, ripeto ragazzi, nel caso in cui appunto abbiate anche voi il virus della cagna che è Ansima, vi consiglio appunto di intercambiare questo deck a quello scorso. Insomma, quando avete cominciato a perdere con questo deck, vi cambiate e viceversa. E vi posso assicurare ragazzi che l'arena 4 e l'arena 5 fanno check, senti, sono matto, eh? E detto ciò ragazzi, penso di poter terminare quel video. Spero di esservi stato d'aiuto, di avervi divertito. E se così fosse, invito a lasciarmi un mi piace, un commento, ad iscrivervi al canale se volete guardare la pagina di Facebook e Instagram. Vi trovate comunque in descrizione come al solito. E qui da Rex dalla faccia bianca, che praticamente ragazzi c'ho un occhio che si apre, l'occhio, cioè sembro quasi un mongo strabico. Vabbè ragazzi, prima che Pino torni in mezzo ai maroni, io direi di chiudere quel video. Mi chiamo Pino, scusatemi, non è volgare, ma è così. Sono ancora in stato di shock. 'Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak.